Buongiorno a tutti, questo video di oggi vi mostrerò come si effettua un test, diciamo una calibrazione, una taratura di un trasmettitore radio commerciale, quindi FM 88-108 MHz per intenderci, utilizzando il generatore Marconi. Allora, è molto importante l'utilizzo del generatore Marconi, perché la taratura del trasmettitore, una delle tarature più importanti è la taratura delle deviazioni. Ho deciso anche di fare questo video perché ho notato che mi sono arrivati, per controllare, da riparare, da alcuni trasmettitori radio che avevano delle deviazioni ai limiti, anzi fuori completamente le normative, perché il canale che viene assegnato all'emittente è 180 kHz, la canalizzazione dei canali nel nostro paese è 200 kHz tra un canale e l'altro in FM, quindi il canale, quindi se si applica la regola semplificata di Carlson si capisce che la deviazione di 75 sommata a un segnale di massima frequenza 15 kHz sono 90, moltiplicati 2 siamo a 180. Anche se si applicano formule più complesse tipo la formula di Bessel, arriviamo a questi, diciamo, più o meno a questi valori, quindi la deviazione deve essere di 75 kHz e non di 200 come certe volte vedo settati degli apparati con deviazione 200, perché innanzitutto è anche peggiorativa una deviazione così alta, perché si rischia anche di limitare il trasmettitore, perché adesso ci sono tutti dei, nei trasmettitori nuovi ci sono tutti dei sistemi di protezione, protezione per il clipping, per la ALC e altri parametri di controllo, quindi non è controproducente, ma sicuramente si va a interferire alle emittenti adiacenti, quindi non si è più in regola con le normative. Quindi per effettuare questa procedura mi serve il generatore Marconi, in questo caso io uso sempre l'IFR2026, che era il generatore che poi usavano in Motorola per fare alcuni test set sui telefoni cellulari, sui cordless, ma si presta molto bene sui test di amplificatori e apparati. Un'altra cosa, prima di effettuare la procedura adesso vi faccio vedere alcune cose, faccio vedere qual è la configurazione. Allora, in questo caso qui c'è un trasmettitore RVR 80 watt, allora la prima procedura da fare è controllare quando si hanno questi macchinari. Qui c'è l'alta tensione, qui ci sono dei condensatori, bisogna stare attenti, ci sono dei condensatori tra gli alimentatori e i condensatori del trattamento che possono essere di 450 volt, quindi non ci mettete le mani dentro, qui bisogna sapere come, infatti io lavoro sempre con i guanti. La cosa più importante iniziale da fare è quella di impostare, controllare la frequenza, perché è fisiologico che questa frequenza, per causa di invecchiamento dell'oscillatore, dei componenti dell'oscillatore locale, abbia una deriva, che non è la deriva termica, è una deriva che non si aggiusta più, cioè si aggiusta solo se si va a modificare, a regolare il trimmer di aggiustamento. Quindi si fa l'impostazione, cioè si regola il trimmer. Logicamente per fare questo si usa un riferimento, io uso un riferimento satellitare, GPS, quindi collego tutti gli strumenti al GPS, mi metto in frequenza corretta. Una volta che c'entrate la frequenza corretta, poi dopo ci sarà la deviazione termica, ma a me più di tanto non mi interessa perché sono tornato in frequenza. Questo apparato quando mi è entrato aveva un megahertz di spostamento, quasi aveva una deviazione di 400 kHz, quindi capite che non può funzionare bene un apparato così. La seconda cosa da fare è quella di regolare la deviazione. Non bisogna però affidarsi tanto di questi strumentini qui, perché io gli applico un segnale di 15 kHz, poi mi affido a questo, mi metto su 75, ma in realtà quando vado poi a controllare il analizzatore di spettro mi accorgo che in realtà la deviazione era sbagliata, perché questi strumentini qui dopo tanto tempo, a parte che hanno
dei potenziometri, dei regolatori di aggiustamento interni che si ossidano, se prendono dei colpi internamente, cioè sono abbastanza sensibili questi orologettini qui, quindi dopo tanto tempo possono avere un'accuratezza, una precisione non tanto soddisfacente. E quindi è bene fare la misura più che guardare questo orologio qui, questo strumento qui, ma guardare l'analizzatore di spettro. Ora, la modulazione 15 kHz va inserita nell'ingresso. Una volta inserita la modulazione nell'ingresso, io vado ad aggiustare questo apparato, ce l'ha qui però potrebbe averlo anche da un'altra parte, il regolatore per della deviazione ADG, che è aggiustamento del controllo fine o della deviazione, controllo della deviazione. Ora. Generatore manda un tono a 15 kHz e qui abbiamo l'analizzatore di spettro. Ora vediamo che già lo span 250 già ci fa capire che questo segnale va abbastanza bene, ma è un po' larghino. Adesso andiamo a calcolare la larghezza di banda e vediamo se effettivamente la deviazione che ci sta dando in uscita il modulatore sia veramente 75 kHz. Quindi vado a controllare la larghezza di banda. A questo caso la larghezza di banda mi dà 220 circa, 200. Adesso posso applicare anche è un po' alta, quindi io vado a regolare questo cacciavite, non va bene, usiamo un cacciavite, prendiamo questo cacciavite, quindi vado a regolare fin quando non mi abbasso di. Ecco, siamo sui 180 adesso, 180-200. Questa è una. Abbiamo raggiunto quindi la deviazione corretta. Facciamo anche un test. Andiamo a fare un test anche sulle statistiche questo è corretto, e andiamo a vedere una harmonic distortion per vedere le spurie che genera poi il nostro trasmettitore. Ora, in uscita di questo ci devono sempre essere dei filtri, perché per qualche motivo potrebbe spostarsi in frequenza oppure potrebbe generare delle spurie. Ecco, in questo caso qui le armoniche sono molto basse, abbiamo tutti dei valori di oltre 30 e passa dBc, quindi sono valori molto bassi, quindi non creano nessun tipo di problema, perché se anche se trasmettessi a 1 kW 30 dB il segnale in uscita di spurie sarebbe neanche 100 mW, quindi addirittura siamo oltre 30 dB di differenza, quindi non ci sono problemi con questo trasmettitore qui adesso, però qui ci va sempre una cavità in uscita, quello è, ma poi è normale, la cavità deve essere
in uscita ci deve essere per forza. Perfetto. E quindi se rifaccio, qui il collegamento era stato fatto, poi vabbè, poi dopo tra le altre misure poi si va a controllare se effettivamente dal wattmetro. Bene, questo video è terminato, spero che sia utile a qualcuno e al prossimo video.